Cantiere aperto in Casanissa per garantire un futuro sereno alla società. Chiuso il ciclo del presidente Rialdo Giammusso, che ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili, la dirigenza è al lavoro per allargare l'organigramma societario. Contatti ci sono da tempo con alcuni imprenditori locali e non che sarebbero disposti a sposare il progetto calcistico Bianco Scudato. Si attendono in tal senso risvolti importanti. La settimana appena cominciata, infatti, sembra essere piena di incontri e confronti con probabili nuovi soci da parte del vicepresidente Michele Savoia e del segretario Maurizio Lamendola, delegati dalla società di condurre le trattative. Secondo indiscrezioni filtrate negli ambienti calcistici nissenici, potrebbe anche essere un riavvicinamento con l'Atletico Nissa. Contatti erano stati avviati nei mesi scorsi con l'ex presidente Giammusso, sembrava potessero esserci buone prospettive, poi però tutto si è arenato. Adesso il probabile ritorno di fiamma, spinto anche dalla tifoseria, che vorrebbe una sola squadra in grado di competere già per la prossima stagione per il salto di categoria. Intanto ieri si è giocata la semifinale playoff tra Misilmeri e Favara, vinta dai palermitani con un secco 3-0. Appuntamento dunque a domenica prossima allo stadio Esseneto di Agrigento, dove si affronteranno l'Acragas e il Misilmeri. Alla formazione agrigentina allenata da Mister Terranova basterà un pareggio dopo i tempi supplementari per approdare alla fase nazionale in virtù del secondo posto finale conquistato nella regular season. Il Misilmeri, giunto terzo, dovrà invece a tutti i costi vincere per giocarsi la Serie D con gli spareggi nazionali. Nel girone B, quello orientale, per intenderci, la Ionica, pareggiando in casa con l'Igea Virtus, accede direttamente alla fase nazionale. Affronterà la vincente degli spareggi della Puglia.